abbiamo dei interventi chirurgici in cui le cartelle cliniche non vengono neanche realizzate. Le cartelle cliniche, queste, sono fondamentali nelle inchieste aperte dalle quattro procure pugliesi e campane sull'operato del dottor Aesthetic Franco. Fondamentali perché c'è un vero e proprio giallo delle cartelle cliniche fantasma. Quelle poche che ci sono completamente artefatte. Sono prive di ogni indicazione di farmaco, non abbiamo i chirurghi che sono intervenuti. Molto spesso i chirurghi che sono scritti all'interno delle cartelle cliniche addirittura non sono chirurghi che hanno fatto l'intervento e sono chirurghi che quel giorno addirittura nelle cliniche private non c'erano. E questo ci porta all'elemento più importante, cioè le cliniche. Queste equip chirurgiche operavano con macchine cinesi, riutilizzavano addirittura gli aghi, non li cambiavano, il grasso lo buttavano nei lavandini. Cioè siamo di fronte a situazioni, non avevano i titoli per fare gli interventi. Centinaia gli interventi effettuati, ben pochi sembrerebbe quelli effettivamente registrati. Perché? Cos'è successo? Quali le responsabilità? La procura parla di all'incirca negli ultimi anni di circa 800 interventi. Noi ad oggi abbiamo più o meno individuato 200 cartelle cliniche. Quindi voi immaginate che possiamo parlare sicuramente di oltre il 50%.